Vedi bene? Com'è bella, te ne ha visto una da volta, mamma mia, com'è si bella, donna me, si trupiezza è giovane, questo lenta. Ma sta montatura è bellissima, mamma mia, Sace, guardate Armani. Qua, questo rosso vivo. Crecucci, che te mise? No, Leonardo, ma pure tu sei più bella, sei più affascinante, ma secondo me hai sbagliato per mettere l'età contatto fino a mo. Ah, perché io fino a maggio buttare sempre le d'accordo, secondo me invece gli occhiali sono la migliore soluzione. Che bella, ma zitto, com'era, ma zitto, che lo sai, ma che hai fatto, mamma mia, ma tu ti sbagliato, no, vieni qua, questa è qua, questa me l'hanno dato in omaggio, un detersivo, ha già fatto uno scherzo a tutti tutti. Ma io sono io pure però. Va bene, questo è qua. Oddi, prego, meglio con quella di là, c'è riuscita la verità, ma lo so ce l'hai in dodascia. Questo è stato un omaggio. A proposito di omaggio, mi è capitata un'avventura. Madonna, si ci pensa che paura. Vero? Mi è capitato. Ma che? Mi avvicinava, allora era chiuso. E io dopo stavo per uscire. Buttando l'occhio a qualche sepolto. Poi dice che faccio le battute scuole, ti piace la livella. Io sto dicendo mi è capitato un'avventura. Ma non ci pensa, che paura. Mi è capitato un fatto eccezionale. No, guarda, chi già anguai non può fare niente, sta poesia, ma non anguai pure tu. Ah, io voglio dire sta poesia. Lasciatela stare. Totò ha ricevuto, tutto quando hanno ricevuto sta livella, poi prima mattina non c'è secca però. E da lì sto dicendo mi è capitato un fatto eccezionale. Ma non la poesia? No signore, ma diavoli! Ah, meno male! Mi è capitato un fatto eccezionale. Ah, non avventura. Ha cicattato un giornale. Ah, e chi sei eccezionale? Eccezionale, sì! Ha cicattato. Mi sono fatto una provvista mensile. Ah, perché? Stavo sciopero? Hai fatto sì, l'ha fatto buono però, non è vicino mi hanno dato una televisione. Una televisione. No. Vicino alla provvista, vicino al fumarolo, l'uoglio. No, una provvista, quella che fotografica, che tu arabi. Ma ci mi sarò, c'è Leonardo, una rivista può riuscire, una rivista, la provvista è quella che fa mogliere quando va a fare space. Mi hanno dato una televisione vicino, io onestamente non ci credevo. Allora dove andrà la televisione? Vicino a sta rivista. Vicino al giornale dove andrà la televisione? Wow. E quando ne va vado al giornale? Costi qualsiasi rivista mensile, io ci compro andare i prezzi. Ma quando mai? Ma perché può essere che è una promozione pubblicitaria. Scusa, poi sanno televisione che... Costano poche, per fare pubblicità si mettono vicino al giornale. Anzi, questa è una televisione americana, una Napoli New York. Ma andate a ritorno, è meglio che rimane là, va? No signore, è fatto un biglietto, andate a ritorno. Gesù, ma tu la vita la televisione? Niente, hanno fatto questa nuova rivista che uno si abbona, è vicino tra la televisione. E chissà se è Napoli New York. Come no? E questo lo dice sempre, Napoli la televisione Teleacheri, lo dice sempre. Annaccino, tu vicino a Napoli Network. Forse la televisione dei napoletani fatta per i napoletani. E là sta bello chiaro detto che tu chiunque si abbona a questa rivista c'è la televisione nostra diventa la tua. Chiunque si abbona. Sei abbonato? Hai fatto su forse ti abbonato? Ma che sforzo da fare? Ma è convenuto una televisione, scherziamo. Cioè chi praticamente chi si abbona una televisione. La televisione nostra diventa la tua televisione. Ma tu hai capito che terranno? La televisione come è chiesto? Non lo so quando è, ma da arrivare. Quando pollice? No, dice, ma che cosa? La televisione. Non lo so, perché la parla di generale. Ma lo grosso. Ah, oddio, il grosso è meglio, no. È bello che viene la panoramica, uno schermo panoramico. Schermo piatto, però io non tengo si pretese, se non è piatto. Ah, pure piatto, dai. Ma piglio stesso. Hai via sta piatta a fare. Ma tu hai capito che chi sta animale che borisce? Io penso di ma tu che, ma che hai capito che ti regalano? Ma non è che ti danno la televisione? Non è che tranno la televisione, E beh, che ci sta in questa televisione? Ma la televisione vuol dire che ci stanno giornalisti, programmi pubblicitari, ci stanno i maghi, ci stanno notiziari, ci sono ciuscio, ci stanno... Che se me l'hanno? Allora sono giù di buoni. E ora metto questa gente in una... Cioè, io divento, com'è, padrone della televisione. Chissà, è proprio in